Buonasera. Sì, Ehi, buonasera. Siamo già live, mi eh? sto accendendo il PC. Non sei più abituato. Non siamo più abituati. È un po', è vero, purtroppo. Beh, Da gli una cosa impegni, all'altra. esatto. Già, condivido sulla chat e via. L'hai Sì, adesso condivido anche io. già provato Come tu? andiamo, Rob? Va bene, dai, tu come No. va tutte le tue attività? Perché chi magari ci segue non lo sa, ma infatti anche perché non è che necessariamente deve saperlo, ma lo stream salta da un mesetto per una serie di impegni, soprattutto tuoi di Salvatore che con i diastro, che comunque c'era sempre. traslochi, cose Sì, impegnative, sì. Beh, insomma, stiamo cose. traslocando tutte e due, dai. Diciamo che io sono un po' più avanti di lui, però ho tante cose da fare ancora, quindi Sì, insomma. più siete impegnati con Zelda nel tempo libero, quindi va Ma bene. siete anche con gli altri, non sapevo avesse avuto Sì, questa si è defiance. avvicinato al lavoro, diciamo, ma ci sta, cioè secondo me fa benissimo. No, dicevo Zelda. Ah, di Zelda, beh, quello che ci vuoi fare. È così. No, ma non sapevo l'avesse preso. Ah no, perché gli hanno regalato, hai ragione, scusami, mi è venuto in mente adesso. Gli hanno regalato e quindi Ah, ci buon sono quelli che tempone, chiamano. si lamenta sempre dopo gli regalano anche i giochi. Buon tempone. E niente, boh, l'hai provato sto gioco? Questa No, demo, no, diciamo. non l'ho provato. Non l'ho provato, me l'hanno tutti detto, oh, provalo, figo, però a parte che vabbè, non avevo la Play, cioè la Play c'avevo ancora su e non l'ho ancora montata perché non so dove montarla, devo ancora un attimo, e quindi, cioè, no, avrei potuto scaricarla su PC, scusa, ho scelto più che altro per così, cioè, insomma, c'è già tanta roba, ancora mi metto, ancora metti che mi piace, poi mi tocca, insomma, troppa roba in questo periodo, sto faticando un po' a gestire i giochi, insomma. Tu mi stai sentendo tramite la chat della Play. Sì, sì, Starà sì, sì, sì. funzionando l'audio? Giusto un check prima che parliamo. Ah, controllo, guarda, te lo dico subito. Te lo dico io. Parliamo Volevo un attimo le cuffie. per un'ora senza No, che comunque mi nessuno hanno ci. detto. Cioè, insomma, l'ha provato mio amico Matt, Mattia di TriCast. Piaciuto molto. Lo prenderà lui e l'ha convinto, insomma, non era convintissimo dai mostrati, dalle cose, poi invece provandolo, ma quello ci sta perché comunque i giochi vanno provati, diciamolo. Giusto, non solo criticati e basta. E quindi dai, però appunto io cioè, veramente ho comprato Diablo così, ma proprio per impeto. Ma io, al contrario di te, Ok, pensavo sì. che avrei comprato Diablo Day One, perché comunque con Diablo 3 ci ho fatto veramente tante ore. E mi interessava quello, in parte Street Fighter, anche se un po' mi faccio sempre fregare che compri picchiaduro, ma poi li gioco poco, anche perché anche con amici così non sono appassionati, quindi o mi metto online con dell'altra gente, e teoricamente anche in NG Plus di gente che ha preso Street Fighter 6 ce n'è parecchia, perché l'hanno preso, cioè l'ha preso Kriz, l'ha preso Codolo, l'ha preso Andrea ovviamente, cioè anche se subito si era buttato su Diablo, lì ho detto guarda Andrea, Street Fighter e poi esce Diablo, zac, e invece no, Certo. sta un po' alternando. No, ma più che altro perché è un periodo che non sto giocando granché. Poi settimana prossima sono in ferie. Sto un po' rimandando tutto al 26. Sto giochicchiando al solito Call of Duty, che è la mia comfort zone. Ma anche quello escono cose nuove. Tipo ad esempio ieri sera è partita la stagione 4. Hanno messo una mappa nuova di DMZ che poi verrà usata anche in Warzone. E ho giocato con il Bone Brothers. Ma abbiamo fatto proprio giusto una partitella veloce e via. Ha messo un paio di mappe nuove multiplayer, sono interessanti e va bene, dai, questa stagione 4 parte meglio della 3. Ma perché invece giochiamo Lies of P? Perché, vabbè, per chi ci segue penso che l'abbia capito, e chi non ci segue magari è un canale dove abbiamo giocato quasi solo Souls fino adesso, quindi ci sta di questo gioco che si propone come un Souls-like, un'etichetta che a molti
oltretutto non piace neanche perché dice, ah, è un Souls like, allora niente. Cosa vuol dire un Souls like? Boh. Allora, vabbè, eccolo il brother, ne infatti, che è in chat. riparleremo, Eccolo, brother. Allora, ciao niente, Andre. partiamo subito, dai. New game, non perdiamo tempo che ne ho già rubato un sacco io. Non ho toccato Però niente, aspetta, 70... volevi anche provare Final Fantasy XVI, però comunque ti Sì, attira molto. mi attirava molto. Quello è forse l'unico gioco... Ah, beh, come Diablo anche, che volevo prendere Day One, anche se non sono un conoscitore, un grande fan. Però ecco, appunto, settimana prossima non ci sono, quindi mi perderò comunque il Day One. La cosa che ho visto che non mi piace molto è che c'è una modalità qualità 30 frame fissi, però essendo che è molto d'azione rispetto a quelli prima, al combattimento, e la modalità performance, teoricamente 60, ho visto un paio di video che fanno vedere che cala spesso e volentieri anche a 45-40, rende Ah, anche sì. col VRR. Questa cosa mi ha un po' Ma smontato, eh. Mi ha un po' smontato. in combat, perché io ho capito che praticamente hanno fatto qualcosa, hanno strutturato qualcosa, insomma, le istanze del combat. Cioè, in pratica, quando tu esplori e giri, i frame rate, sì, effettivamente è molto, diciamo, la media è più sui 45, 40, 45, 50, Sì. insomma, sotto i 60 comunque. Però in combat, cioè appena parte il combat, sta a 60 fissi. Cioè il combat è sempre a 60 perché probabilmente hanno proprio istanziato i combattimenti in modo che non caricasse altro, non ci fosse altro, cioè il gioco calcolasse solo il singolo combattimento e quindi tieni 60, che comunque, cioè, ci sta, nel senso, in quel caso dici, vabbè, oh, mi becco qualche calo mentre cammino, mentre esploro con gli NPC. Ma quando poi combatto però sta a 60, che è la cosa poi che dove mi serve. Allora, questo mi Mi hanno detto così rincuora. almeno, poi no. Questo mi rincuora, visto che mi perderò comunque il Day One, quando rientro, sicuramente sarà uscita Sì, qualche la verifica e patch anche, così, e certo. se va tutto bene lo prendo e lo inizio subito, perché mi Sì, sembra verrà. Ah, beh, esatto, poi veramente saltando il interessante sia curiosidato, come graficamente dire. sia come azione, come cosa. Allora, questo gioco innanzitutto parte con già tante cose da dire, cioè in memoria di Carlo Collodi, ovviamente autore di Pinocchio, perché Lies of P è chiaramente dove la pista per Pinocchio. Ti devo dire che l'ho fatto partire con l'HDR spento, tanto comunque in stream l'HDR Certo. non si vede, e la grafica mi sembra già molto bella, molto Già, qualitativamente molto molto bello, bella, eh? sì. Molto bello. Ha questo braccio bionico, lui il nostro protagonista, ci sono dei manichini. Mi sento un po' il sabacco della Ecco, effettivamente è situazione. molto effeminato, eh? Molto effeminato il protagonista, comunque, forse Ma è volutamente un po' il non fanciullo, diciamo, il fanciullo, lo... no? Faccio un po' un sabacco velocizzato stasera, anche se io non lo seguo, quindi non lo so. Non lo so neanche come parla, però dicono che è molto descrittivo, a livelli tolkieniani. Ok, non si Sì, può io penso che correre. qualcuno si stia, non lo so, lanciando da un ponte col Questo è il treno cavo. di Resident Evil 0, sicuramente. Investigate. Sì, è vero. No, comunque ecco, questo team di coreani, sudcoreani precisamente, è il primo gioco grosso che fanno, però, cavolo, complimenti perché insomma, si vede che hanno investito molto e la qualità... Quindi, Sofia dice Gemini, Sembra alta. scorta tizio, che non sappiamo come si chiama, però sarà P, all'hotel Krat, che è un hotel dove chiunque andrebbe, chi non andrebbe all'hotel Krat? Cioè, dove vai a fare le ferie? All'hotel Krat. Ecco, la cosa un po' strana, poi vedremo insomma se a conti fatti magari hanno ragione loro. Diciamo che si sono un po' distaccati, anche un po' forse magari scocciati dalla gente che gli diceva Bloodborne, eccetera, però hanno detto non ci siamo ispirati a Bloodborne. Io dico, boh, vabbè, non lo so. Adesso Rob mi Sì, dirà, nel senso vabbè. giocando, il feeling, il menu, le Però scusa, robe, non lo immaginati so. se qualsiasi cosa che esce fantasy dicono sia ispirata a questo, cioè praticamente chiunque si è ispirato a chiunque. Cioè No, no, quello ok, uno non però può fare uno cioè... stile un po' così, un po' dark, un po' vittoriano, non so come dire, magari rischio di dire delle cose No, ma ci sta, sbagliate. però cioè, non lo so, Allora, cioè non credo combat che... style, c'è legno più Ah, legno vabbè. e super legno antico. No, allora balance, dexterity e forza. Mi mette già... Cambia le armi, no? Giusto?
Allora, Sì, perché vediamo. io forza con lo spadone lascerei perdere lo Forza, spadone, sono spadone, quelli dai, siamo veloci. stufi veramente. Destrezza molto No, veloce, con lo che spadone. sono, No, infatti siamo stupidi. come dice Salvatore, le build frocette. E Beh, balance è un po' così così. No, buttiamoci sul balance era che dexterity. hai tipo una katana, una spada comunque molto lunga, sembra. Invece hai qua il fioretto in Ah, ti fa sex. vedere, ok, vedi cos'è l'Elsa Sì, a dell'arma. vederla così. Ma dai, sì, A va vederla bene. così. Andiamo con la. Ah, ecco quale caratteristiche, vedi? Vitality. Comunque quello di forza è quello che ha più vitalità. Poi Più HP. magari vitality vuol dire quanto velocemente Ma ti meno muovi. stamina. Capacità. Motivity. Mi piace molto Motivity. Technique. Advance. Advance è praticamente se hai il Game Boy Advance, sicuramente. Punti vita. Stamina. Stamina, vedi. Dai, vabbè, Sì. Io facciamo questo qui bilanciato, dai, non farei sapendo. bilanciato, sì, è Non meglio. sapendo. Tanto vabbè, comunque poi immagino si possa fare tutto Suassa! quello che vuoi. Ok. Qua è classica spada, lama C'è la storica proprio. rotolata, insomma, dai. Parata. Questa è una mossa che non mi aspettavo. Con la mano. Tacco veloce. Perché c'hai il braccio, sicuramente poi c'hai i poteri nel braccio. Sicuro. Comunque senti bene la mia voce, sto usando delle cuffie nuove. Sì, sento, non me, cioè non ricordo se è meglio No, no, per te. sai che usavo delle cuffie belle ma cablate, ho preso delle meravigliose cuffie wireless che mi... Ah, quelle che mi hai fatto Sì, vedere, belle, mi belle, sì, le stanno... Sì, SteelSeries, sì. SteelSeries Arctics, qualcosa, Che funzionano sia su PlayStation che su Xbox. Stiamo giocando su PlayStation, se non si era capito. Allora, guarda, questo nemico, il primo nemico del gioco, ho già dovuto usare tre attacchi per ucciderlo. Quindi, cioè, Federico avrebbe detto, no, tre attacchi, spengo, cambio gioco. Perché il primo nemico Salutiamo Federico. non è... Salutiamo male Federico, con una pernacchia, perché dai, non... Cioè, il primo nemico tre colpi, no, no, ma anche mio figlio si lamenterebbe. Quindi... Ma noi invece... Comunque anche gli slime di Dragon Quest richiedono più colpi di uno, che sono i nemici penso più scarsi di tutto Ma il videogame. infatti lui non è fan dei JRPG, termine razzista Vero, nei confronti del Giappone. esatto. Che si sono offesi perché hanno detto no, i nostri sono RPG, no, no, non ghettizzateci mettendoci una J davanti. Beh, in effetti alcune custodie dei giochi comunque anni 90, dei JRPG anni 90, comunque c'è scritto Role Playing Games, nel senso per loro, insomma, cioè era quello, il loro stile era quello, quindi poi chiaramente noi America, Europa, insomma, per Noi, cioè non differenziarli i giornalisti vogliono dai mettere grossi. un'etichetta a qualsiasi cosa. Allora, use pulse to recover HP. Allora, questo Beh, però più ti dirò, in pulse. ottica di acquisto, di guidare, come al solito, no? Guida all'acquisto, le famose, no? Guida all'acquisto, recensioni, eh? Cioè, ci sta a differenziare, perché se io sono, mi piace Baldur's Gate, poi mi proponi, cioè, tipo, Questo mi consigli Final Fantasy. fa un po' BioShock e un po' Resident Evil 2. Sì, nemici molto Bioshock, è vero. È un gioco che definiremmo Souls BioShockiano Resident Evil 2. Visto che vogliamo mettere etichette. No, questo più Pulse Cell che ti cura mi ricorda vagamente qualcosa. Tutto sporco di sangue, come un gioco Sì. che... Curiamoci, perfetto. Allora, c'è la barra verde che è la stamina. Ok, si può saltare, vediamo. No, il salto è vietato in questo gioco. Può essere apprezzabile. C'è una tripla barretta blu sotto, quella verde. Probabilmente si può fare la super mossa quando è piena la Street Fighter. Ecco, una Questa è cosa che mi dispiace chiaramente un la po' statua di ultimamente. Lady Dimitrescu, Mi chiaramente. dimentico. E vedi che te l'ho detto che è Resident Evil.
Una cosa che mi dispiace un po' è che ultimamente per semplificare e fare minimal l'interfaccia, cioè mettono, vedi, sti proprio rettangolini tipo regoli da scuola, no? Cioè, guarda com'è semplice, no? Che per carità pulisce bene lo schermo, non dà fastidio. Però mi piacerebbe a volte vedere quegli effettini che davano in alcuni giochi, anche un Ma po' più allora, vecchi magari. più che gli effettini, sarebbe carino leggere un po' meglio le cose. Beh, anche sì, anche dei numeri magari non sarebbero male. Perché è Cioè. sempre fatto bene, cioè nel senso col font figo, cioè per dire la barra blu credo sia tipo la sorta di mana di o l'esperienza forse, no, perché è 3 divisa in 3, tipo del braccio credo sia il blu, l'azzardo così. Magari avere un effetto elettrico, sai, un po' così, cioè una cosa un po' più carina, ecco, a livello di prova, Questo cosa fa pensavo. secondo te, questo oggetto? Boh. Vedi che ho la Non lo so, non lanterna, puoi che leggere. posso accenderla e spegnerla. Cioè, leggere, ma Ok. mi stai prendendo. Cioè, devo anche leggere. Dai, vediamo un attimo il menu. Allora, upper belt, posso equip lower belt, il grinder. Il grinder. Ta-ta-ta, weapon durability. Ah, per riparare l'arma. Ok, perfetto. Basta. D'accordo. Hai visto Marco che ha finito Demon's Souls? Grandissimo. No, è un sacco che non lo seguo purtroppo In perché sette ogni sera serate. gioco quando Non ho visto posso. tutto, tutto, perché. Però. Bello, bello. Poi veramente bella la versione di Demon's Souls nuova. Eh sì, però cavolo, ne parlavamo una sera di un po' di tempo fa ormai, ha fatto un giro stranissimo di mondi, cioè non sapendo diciamo come funzionassero. Sai, World, no? 1, 1, 1, 2, cioè 2, 1, 2, 2. Cioè, Sì, lui le praticamente è arcipietre. andato avantissimo, l'arcipiede è andato avantissimo nella prima, finché insomma poteva, e così via, no? Cioè, pensando si dovessero fare quasi in ordine. Invece, cioè, tu all'inizio comunque più o meno hai Sì, accesso a tutti c'è i un primi boss. livelli di tutte le Sì, arcipietre, sì. e Allora, quindi senti. bene o male ti vai un po' avanti in quel modo senza. Infatti poi dopo quando ha fatto quello delle tempeste, cioè era super livellato, ha fatto tipo tre boss di fila, mi ha detto che giustamente era già ben messo perché aveva fatto un sacco di roba prima. E comunque ci sta uno poi. Sì, no, Cioè si dice, vede ma no, però quando voglio fai i essere boss. cavallo. Quando fai i boss dopo si vede che. Cioè, si vede che è bello potente. Sì, perché aveva stralivellato, ha fatto il drago, l'ha fatto prestissimo, il drago del primo mondo, insomma. Boletaria, ecco. Allora, vediamo di avvicinarci piano. Beh, molto bello, dai, l'ambiente è molto figo. Molto, sì. Mi piace. Ma il feeling come. Ah, beh, la finisher, questa. Allora, Ma il feeling la. com'è? Bello. Sì, bello reattivo. Bello Morbido, reattivo, non bello soffrivo. fluido. Sì, Ma gira. ci sono delle modalità? Ci sono delle modalità o niente? Non ho guardato, ho Puoi proprio fatto scegliere. partire. Aspetta, faccio fuori questo e ci diamo un'occhiatina giusto per completezza. Allora, opzioni, grafica, ma non vorrei passare la serata. Ah, vedi, performance centered. Ok, Altrimenti c'è riguarda. Ah, quality. è bloccato in questo momento. Cioè, o devi uscire forse. Ah, ok, title screen, giustamente. Attenzione, high Ok, frame rate mode, questo lo proverei. Lo proverei, cos'è? ok. Tipo Sì, 120 Hz? sarà quello Proviamolo, che te lo. Forse è sbloccato. Di solito proviamolo, comunque scusami. bloccato. Questo fa niente, proviamolo giusto per. Tanto lo stream Sì, comunque è a dai. 60, ma. Allora, settings, grafico, vedi c'è performance quality e high frame rate. Non me lo lascia attivare, stranamente. E se io metto. Ah, se metto quality. Non sarà mica quel. Praticamente 40 frame al posto di 30? Ma guarda, posso cercare Vediamo. un attimo mentre gioca pure Sì. tranquillo che lo cerco. Vediamo, guarda, Vediamo. tanto carico. Non so se hai notato in basso a destra. Now lying. Al posto di caricare.
Ah, carino, Bellissimo. carino. Beh, un saluto a chi ci sta seguendo, fatevi sentire in chat. Sì, allora, sicuramente è meno di 60 e si vede. Però sai che forse è veramente la modalità 40? Sto giocando sul TV 120 Hz, eh. Però era meglio quella di prima. Quindi torno al Ma aspetta, titolo. ma esce anche PS4? Perché mi dice PS4, PS4 Ah, tu dici che non è solo PS5? Pro? Ah no, pensavo fosse solo PS5. Ah, perché mi dice così, no? Ah no, è anche PS4, non penso, non lo sapevo. Ah, due modalità, 4K 2160p 30 fps e nel secondo caso sempre 4K 60. Boh, vabbè, se, ok, magia. Ok, HFR, ok, quindi sì, 40 frame. Vedi che va in grigio praticamente quando scegli performance. Sì. E c'è il motion blur, non so neanche se spegne. Alla fine non, cioè se è fatto bene a me non dispiace. Il motion blur gli dà comunque quel tocco in più di realismo. Ok, dai, andiamo avanti perché sennò. Brada, finalmente sono Beh, arrivato a casa. Due cose. Dove realismo, lo giochi? però PS5, sì. quando sei... Come ti stai trovando? Stavamo giusto dicendo che il gioco è molto fluido. Guarda come anche solo a girare la camera si vede. Molto fluido, molto reattivo. Non c'è per adesso lag. Ah, se qualcuno trova questa nota, esci dalla Sì, siamo stazione e anche in un corri. luogo interno, vediamo poi fuori, magari quando ci sarà più Vuoi stai variante. attento a dunque non attraversare la sala d'attesa, diciamo. Ho Ah, quindi visto. comunque non è tradotto in italiano o hai messo tu in Ho inglese? messo io in inglese. Vediamo se Ok. c'è la lingua. Ho la console in inglese. Vediamo se c'è la No, possibilità. giusto così, curiosità. Può Ah, anche qua vedi anche questo. Boh, se preferite cagare però, lo sì. metto in italiano se preferite, ammesso che ci sia. Personaggio parte già da livello 10. Allora, Può vediamo. essere più comodo magari per chi guarda in italiano, è giusto. Sì, poi uguale. Io. Sì, c'è l'italiano, perfetto. Dai, andiamo avanti Sì, però ci sono adesso. un bel po' di opzioni che sarebbero Molte, da molte, conoscere. molte. Per essere la versione console ha veramente tante opzioni. Sembra Call of Duty, ha 40.000 opzioni. Comunque, se vedete la fatta turchina, si vede che è sviluppata da coreani. Ok. L'ho vista, l'ho vista. Nel trailer c'era. Allora, notte piove. Ma sai che, boh, questo gioco. Boh, vabbè, andiamo avanti. C'è una bellissima edizione, deluxe, al prezzo di quella base, diciamo, cioè comunque la prima versione Eco. Molto bello, c'è un bel pacchetto di roba, diciamo. Scattino. Qui. Sì, questi sono boh, burattini. Costa 70 euro da GameStop. C'è il classico librettino. Ci sono delle card, tipo delle cartoline. C'è una confezione esterna, una steelbook. Insomma, Allora, questi non si spaccano. Ok. non male. Andiamo avanti di qua. Si può scendere. Sì. Ah, ok, costa 10 C'è euro in più, anzi, perché costa una 60 mappa? euro questo gioco qua, comunque. Costa 60 euro a prezzo pieno, diciamo. Quindi Ah, comunque un pochettino di meno. il prezzo normale è 60? Sì, 60. È poco, cioè rispetto a. Non è neanche 70. Sì. È 70 la Deluxe, invece. Beh, cavolo, forse il primo gioco così, comunque team sconosciuto, eccetera, publisher, robe varie, ci sta magari provare a inserirsi a un prezzo un po' più basso. Ah, vedi, questo crea delle scorciatoie. Ok, infatti vedi, noi siamo andati di là e invece adesso c'è la Eh sì. scorciatoia di qua. Va bene, va bene. Ah, quello è il robottone che diceva lui prima.
Fa stato genese il fatto che non sia ambientato in Italia, ma tipo Francia, Repubblica Ceca. Ok. Sì, quasi budget, oddio, vabbè, comunque sono, cioè, è da poco che costano 10 euro in più i giochi, quindi diciamo che Sì, che costano 80 al siamo posto di lì, insomma. 70. Poi neanche tutti, perché alcuni hanno messo Sì, 60, esatto. 75 e alcuni sono rimasti a 70. Vabbè, comunque dipende quanto dura, dipende quanto ti... Vediamo. Non prende molti danni. Doppio È più strano magari anche un Alan Wake 2 che ti attacco. piazzano a 50, molto particolare come scelta lì. Potrei anche parare Dal fatto però, che eh. sono... Vediamo. Eh sì. Sì. Quindi col braccio comunque pari, ok, così, figo. Ah, però giustamente credo che almeno senza scudo un po' di vita, sì, ti scende, giustamente. Questa mossa... Ah, mi sta uccidendo però. Meglio che scappo un attimo. Vedo che si Questo sta già qui non sta ricaricando la pericolo. cura. C'è Ah, qualcosa da carico raccogliere in anche fondo però. cooldown sulla Comunque il cura. personaggio si muove decisamente veloce. Ruota dentata. Ah, la La ruota... stamina anche vedo che si consuma abbastanza lentamente, dai. Non sembra, diciamo, da quel punto di vista. Allora, non mi molla, questo non è bellissimo. Rischio di crepare alla grande qua. Ok, Ah, poi dovrebbe esserci, almeno mi hanno detto, un parry, cioè quindi parata col tempismo che dovrebbe fare, però non so se è semplice da fare come tempistica, più che non che altro so neanche che la quale caso. cura non si sta Non è che si ricaricando. carica tipo eliminando i nemici, perché mi sembra ferma, eh? È Non sta abbastanza. caricando. Purtroppo. Allora mi sa che... La fuga di Rob. Ah, qua è uscito intanto il tutorial di prima, quando ha fatto l'attacco da dietro. Se mi nascondo qua forse non mi vede. Abbassati, abbassati! Non c'è il tasto. Lo Ah, era spenta la luce. Dannazione. Non ho capito se devo farlo per forza fuori o boh. Ti serve una chiave che magari droppa lui? Possibile? No, mi ha Che lasciato non un puoi andare da oggetto, eh. nessun Mi ha altro. lasciato un oggetto perché... Allora, vediamo. Quella chiave per aprire. Fermento di erga... Subire la ricorsa somma di energia. La ruota. Si può lanciare per l'attivazione di un nemico. Quindi non è un oggetto... Ah, beh, è proprio un oggetto così da lanciare. Sono messo veramente male, mi sa che creperò. Però, avendo aperto la scorciatoia lì, ok, ma poi noi dove dobbiamo andare? C'è una porta qua comunque. No, non è una porta. Non capisco, sembra che devo per forza farlo fuori. Mi ha disintegrato. Beh, ci sta. Lie or die. Ecco, orologio che torna indietro nel tempo. Attenzione, lore. Lore di Lies of P. In realtà tu non muori, ma torni indietro nel tempo. Addirittura. Ok, che differenza fa? Non so, cercato di... certo non avrebbe molto senso, cioè poi per le shortcut eccetera, però appunto quando sei morto che appare lì la scritta, effettivamente si vede l'orologio che va indietro molto velocemente, quindi è una classica, Quindi, no, stanzone modo per... principale. Però darebbe 1800XX. comunque un bel contesto alla morte. Questo attacco forte non è il top. Ma è una katana, no? Comunque una sciabola. Sarebbe stato un po' fuori No, posto la no. katana.
No, beh, sembrava, cioè, una squadra molto lunga, ma dalla foto sembrava molto più lunga. Però Ho tre cure. sì, la katana non aveva molto senso. Non è facile fare il. Forse questo è per il Perry, scusami. Braccio d'acciaio. Dovevo Ma provarlo. guarda un po' i comandi, scusa, i comandi. Sicuramente ti esce poi il tutorial più avanti, però nei comandi c'è già. Allora, vediamo cosa dice. Usa braccio a legione. Basta. Cioè, non lo guida. Agganciamento, Guardia a guardia. Allora, legione. guardia sta in posizione. Se guarda lo successo. Se attacchi i nemici, recupero guardia. Se suona, recupero i punti vita. Recupero guardia. Si accumula ma si riduce. Consumate insieme danni. Vedi? Stando Recupero guardia. in. Ce ne sono delle meccaniche che bisogna capire. Vabbè, l'energia verrà ridotta. Vabbè, la stamina. Sì, però vedi che ti dice che se pari e poi tipo l'energia che perdi, perché comunque perdi un po', si trasferisce nel recupero guardia. Se attacchi i nemici, recupero guardia si trasformerà nel recupero di punti vita. Vedi la vita, quella diciamo persa, c'è la bianca, questa è un po' alla Bloodborne, dai, diciamo la vita che puoi recuperare. Non ho Però non capito. si capisce bene come usare, no, non ho capito neanche io così. Bisogna provare. Lo stergo 846. Bravo, giraci attorno. Quando fa il doppio attacco però. Ecco, vedi, stai. Hai riempito, ecco, due Ah, barre scusami, poi blu. c'è questa cosa. Ah, ecco. Potenzia. Il nemico sta per essere stordito. Tieni premuto. Ah, ok, stordito, gli hai fatto la stessa mossa più o meno che puoi fare da dietro, figo, bello. Gli hai rotto un po', dai, gli hai rotto la postura, tipo una roba del genere, comunque, cioè, si possono stordire dopo un po' che li meni. La chiave per quel portone iniziale. Esatto, Andre, mi sembra anche a me, da come l'ho mossa almeno nel disegno, fa vedere la vita che perdi, ma che puoi anche recuperare. Poi c'è quella barra blu, se vedi sotto la stamina, che adesso tu che hai menato si era ricaricata di due tacchette blu, azzurrine. Bello, vediamo qua Quando altre medaglie fatte comunque. dovrebbe uscire? Fluidissimo. Qui un leggero scattino. Ma niente Ah, di. quando C'è dovrebbe uscire, mi dice? un cavallo morto. 19 settembre. Beh, è lo stesso giorno di Mortal Kombat 1. Stargazer. Per pistonare i punti vita e energia, caricare le tue celle impulso. Torna in vita a questo punto, non muori, i nemici tornano in vita. Ok, vabbè, lo Stargazer è il. Usa deposito. Il deposito cosa? Ah, puoi lasciare giù le cose. Aumenta di livello. Quanto ci costa? Ah, 1, 2, 3. 3 livelli posso fare. Sarebbe utile capire cosa fanno però queste caratteristiche. Tasso riduzione di Guarda, ti danni. fa vedere cosa alza. Legione. Ti fa vedere, quindi. Sì, ok, però tipo vitalità, la difesa, i punti vita, il recupero guardia. Vigore, che siamo un po' scarsi. Energia. Ok, Domani lo provo anche, Brothers. capacità, legione, peso, quindi trasporto, ma legione non è chiaro cosa fa. Forza motrice, attacco fisico. Ah, forza motrice è forza praticamente. Tecnica. Ok,
e sviluppo legione tutte le difese. Beh, aumentiamo questa manetta. Ho un punto in vitalità e uno. Lasciamo così, dai. Ok, fatti fuori tutti i materiali. Sì, beh, è molto soul, che dire. No, non. Brother non dice niente su Pinocchio. È una No, dedica. no. Ti svegli proprio da una sorta di... Non so che cos'è, sembri seduto dal barbiere quasi, non so Catalizzatore bene di cos'è. favola, carino. Allora, ci sono già 50.000 nemici. Cani, maledetti. Mena, mena, aggredisci, si Ah, vedi capisce. che devi caricare? Ho questi coi candelabri, ma c'è i maggiordomi. Hai quasi caricato tutte e tre le barre, le azzurrine, puoi Sì, ma dire. allora vedi che con L1 e triangolo puoi fare. In basso a destra, vedi che c'è il simbolino della barra. Sì, L'eco di adesso carico, Krat. esatto. La grande istituzione di Krat, la squadra di fare grandi patti, il protocollo dei burattini dell'officina. Frenesia dei burattini. Cioè, è come Mega Man, la rivolta dei robot praticamente. E tu vieni mandato per far fuori gli altri robot ribelli. Cagnacci. Colpo caricato e il cagnaccio è Alfred al suo servizio, certo. Al suo servizio. Salutiamo anche Biggio che sicuramente ci seguirà. Non c'è nulla qui, ma ci sono delle scale lì. Allora, sarebbe stato carino avere una mappa, ma sai, anche nei soul non c'è, quindi perché devo avere queste pretese? Qui si Beh, scende vedi, si poteva ispirare un po' meno e dare cose in più, no? e. Allora, questo gioco mi piace perché mi ricorda, come dite voi, Bloodborne, anche se non è così. Però è più veloce il personaggio. È più agile e soprattutto a 60 frame. Cioè, se girasse così Vabbè, quello. Bloodborne, non mi sarei lamentato per 10 sere di fila. Lo so, purtroppo quello è l'unico baco irrisolvibile attualmente per Bloodborne, non c'è verso. C'è proprio soddisfazione negli attacchi. Qui si vede l'esperienza comunque. Allora, usa la cintura. Ti usa la cintura superiore e inferiore, l'oggetto della. Ok. Ah, beh, io l'ho già usata, quindi. Tieni premuto attivare il borsello e usa oggetto. Che zona di Arna a me. Andiamo alla chiesa di Odio. No, beh, ma cioè, penso che comunque almeno se sarà un po' più vario, cambierà anche abbastanza lo stile alla fine. Sai che sto gioco non Troppo, ci vabbè, stavo troppo. pensando, ma adesso, anche solo con questa piccola demo, mi sta intrigando parecchio. Beh, ti piacciono quei giochi lì alla fine, quindi ci sta. Cioè, insomma, da quando hai cominciato a giocarci, comunque, come stile di gioco alla fine ti prende Sì. esplorazione, combattimento. Combattimento, sì, sono tutti elementi che mi piacciono. Infatti poi secondo me con Dark Souls 3, insomma, Trame, migliorerai sem parecchio, trame quindi semplici poi... da seguire. Ai, ai. Ah. Non è vibrato il pad, però un'occasione persa. Povero Bloodborne, Brothers, purtroppo. Vabbè, lì è stato sfortunato, Rob, Ma la sai però la è stato anche storia, un brother? Perché po'... non l'abbiamo un raccontato po' cos'è successo. frettoloso. Ah, effettivamente no, è vero, non è raccontato. Racconta, racconta, fatti sputare addosso, dai, Ho praticamente cancellato il save Brothers. per errore. E dal cloud il save era indietro di 3 serate.
E niente, praticamente devo recuperare le ultime tre serate di gioco. Sì, tre serate di cui cosa avevi fatto? Tipo due boss, mi sembra. Sì, poi come tutti sappiamo, cioè, la seconda volta vai molto più veloce, quindi. Però sono stato un po' preso e niente, devo guardare offline per conto mio, riportare il personaggio lì e poi si può andare avanti e finire. La solita inutilità di Comunque, dai, spaccare. le animazioni dei nemici comunque a livello meccanico sono abbastanza convincenti. Cioè, Sì, allora le sembrano ci animazioni stanno. non sono super. Ah, le tue non è che mi fanno impazzire, cioè quelle del personaggio, però quelle dei nemici sarà anche perché sono dei cosi meccanici, quindi anche se sono un po' più legnose, cioè è coerente, no? Perché Però guarda che comunque. questo gioco a livello tecnico è già sopra i From, eh. Ah, vabbè, quello, la tecnica in sé ci mancherebbe. Pare che, vabbè, però album è anche del 2015 su PS4. Che poi questo sia sì, anche PS4 comunque, quindi Sì, ma guarda tu. anche Elden Ring però. Sarà a 30. Ah, vabbè, Elden Ring però è un'altra roba. Elden Ring è open world 100% fin da quando esci. Cioè, appena esci dal tutorial, sei nel mondo aperto totale. Cioè, vedi tu qualsiasi cosa c'è nel gioco, la vedi, quindi un po' diverso. Allora, qui c'è una specie di radio. La frenesia dei burattini, dai, vabbè, sto un po' skippando perché tanto comunque è una demo, vogliamo giusto capire Ah, beh, certo, anche perché poi, cioè, se questo eventualmente gioco bisogna vale i nostri soldi. ricominciarlo. Non si può, cioè, non carichi il salvataggio, mi pare. Final Allora. Fantasy ci sia, hanno messo che puoi usare i tuoi progressi, poi. Allora, IR, medici in prima linea, una mappa sterminata, dice Brothers. Usa le arti della favola della lama in posizione di guardia e usa le arti della favola dell'impugnatura. Ah, ecco perché L1 più triangolo. Ok. Perché con L1 sei imparata e quindi usi il. Karate nel libro non esiste. Ma Karate è il nome dell'albergo dove devo andare. L'armatura di istinto è la propria arte della favola. Le arti della favola utilizzano gli slot favola, che sono quelli blu. Ciascuno utilizza un numero di slot, carica, gli slot attaccando i nemici. Va bene, proviamoli questi slot. Allora, adesso ho capito, come vedi in basso a destra, vedi triangolo, qui c'è il capostazione. Ah, questo è il super attacco, vedi? E tra l'altro c'è una. Ma ho Sì, ho visto. già consumato tutto praticamente. No, mi sono fatto uccidere perché mi sono distratto, sono. No, ma hai fatto cilecca la mossa, ho visto un po', hai colpito due volte, poi no, si sì, da un po'. Però L2, non so se hai visto in basso a sinistra, cioè hai il braccio carico completo, però non si capisce cosa, forse non è ancora potere. Boh. Non è Vedi chiaro. che quella barra è completa? O sbaglio, non la vedo male Sì, quindi. Ok. io. Ah, ecco. Ah, vedi, hai consumato un po'. È una mossa del braccio. Molto basilare, chiaramente. Però vedi che hai consumato un po' del braccio. Dammi un Un secondo, scusa. pezzettino. Sì. Menti o muori. No, comunque è figo. Mi piace anche a me, chiaramente, piacendomi l'impostazione di base. Mi attira, però vabbè. Purtroppo esce un mondo di roba. Te, Brothers, ti interessa Armored Core? Stanno uscendo un po' di. Hanno visto un po' di gameplay in questo periodo, diciamo, i siti, insomma, creator vari, cioè, hanno visto gameplay, ne stanno parlando molto, molto bene. Hanno modificato un po'. Oh no! Due. Povero Rob.
Allora, ho fatto in tempo a distrarmi un secondo. No, si perdona qua, eh. Bugia in corso, vedi? Due Sono arrivati due infamoni. maledetti. Ma non capisco perché. Non riesco a vedere la chat di Twitch. Non mi ispira granché, ma il gioco, brother, questo qui? Stai No, parlando no, di... gli ho chiesto io di Armored Core, ma non Ah! volentieri. Perché questa, vedi, fai così, però se la tieni caricata fa un colpo normale, no, fa solo il colpo normale e basta. Quelli vanno. Snake! È andata così. Giocherò prima o poi anche Metal Gear. Oh, cosa mi tocca sentire? No. Sofferenza. Duro colpo. È che ho giocato solo dei giochi di merda fino adesso. No. Una vita sprecata a giocare giochi brutti. Questi sono scemi Ma guarda, perché va. potevi dedicare 50 ore in meno ad ogni Call of Duty e avresti avuto un sacco di ore disponibili per recuperare un sacco di cose. Sarei un giocatore 50 peggiore. ore? 50 ore, dai. Allora, mi piace che comunque Ma no, la anch'io. stamina parti con la No, un bel pezzo, stamina dai, poi si consuma lentamente, mi sembra, dai, è... comunque. Sì. Allora, fino Però ecco, adesso... anche lì, cioè, per dire, levala la stanza, cioè. Prova a fare una cosa, non puoi, prova. Cioè, ci sta magari nell'equilibrio del gioco, ok? Però boh, cioè, non so. Gioco Cioè, mi senza stanno stamina. cominciando a rompere un po' le balle anche a me, sì. Cioè, fai qualcosa di diverso, anche Guarda, la se stamina secondo ti me è lascio come il le. ricarica degli FPS che gioco io. Cioè tu avevi Doom, quei giochi lì bellissimi dove non dovevi mai ricaricare, sparavi e invece adesso con Call of Duty è così, devi attendere, devi... No, ci sta, cioè capisco. Però, boh. Cioè, che Ah, consecula non dove. Sai funziona il che dove non c'è la triangolo. stamina? Dannazione. Aia. Ah, come mai? È vero, però c'hai sopra le barre. Aspetta, devo Ma curarmi. prova la mossa col braccio, prova la mossa col braccio, vediamo cosa Sì. fa quella caricata. No, l'avevi caricato forse quando avevo fatto quel pugnazzo in avanti. Prova Sì. un po', se riesci. Sì, hai Ecco, visto. Ah, beh, però gli ha dato. Ma non ha fatto malissimo, forse gli ha. No. Gli rompe la guardia, forse, non lo so. Ok. Caro il mio capitano, uso getto la cintura. Perché dovrei riaffilare l'arma? Come faccio a capire quando l'arma è consumata, diciamo. Vediamo. Ah, perché si Tasso di consumano. riduzione dei danni, ta ta ta. Durevolezza 78-112. Ah, eccola. Ok. Quindi. Ah, vedi, devi tenere schiacciato. Ah, che bello quel braccio, bellissimo. Cioè, la barra è quella grigia che Sì. vedi in basso a destra, ok? Quindi tutte queste cose sono tutte visibili a schermo, senza entrare nei menu. Perché Sì. questi qua è, Carino, ge carino. è gente che ha capito come funziona il design dei giochi. Quindi non prenderà il premio pessimo design di Federico. Purtroppo su questo gioco Federico non potrà dire niente perché... Questa addirittura non c'ha la testa, ma tanto son burattini. Riesco a visualizzare Non la è chat fa. di Twitch in modo corretto. Allora, Brade dice: Pinocchio ho preso paro paro dalle fattezze di Timothée Chalamet. Eh beh, è quello che ho pensato subito anch'io, brother. Timothée Chalamet. Abbastanza, sì. Oddio, paro paro, poi se vai a vedere bene, cioè ancora più Non ho idea di chi sia, è androgeno. di un film, eh? No, no, è un attore che è un Ah, ok. molto. Però, oddio,
Ma dipende da, non lo so, Prenderà il dipende forse anche premio. dagli artwork, Allora, prenderà immagino. il premio non è Ubisoft, prenderà il premio fortunatamente non è. Comunque lo ricordo anche perché in tanti film ha un po' quel capello così, quindi ci sta, ci sta. Allora, Hotel Crat penso che sia quello su là. Ah, che bello. Qua si sì, perde un po' di frame rate perché guarda c'è l'effetto. Però fa niente, non importa. Vabbè, salutiamo Federico comunque che è sempre molto attento a tutti questi Sì, aspetti. esatto, attore di Dune. Non so se hai visto Dune. Ah, sì, ho capito, ok. Hai Sì, ragione. lui No, non ho è visto il Paul. film, ma ho presente dalla copertina. Ah, sì. Protagonista. Chalamet. Allora, questa cos'è la Allora, sto scorciatoia? leggendo, sono al secondo libro di Dune, molto interessante, molto, molto complesso anche, però carino, ci sta. Questo Frank Herbert Farà strada, secondo me. farà strada, esatto. Questo Frank Herbert che ci hai fatto scoprire, diciamo. Qui il framerate calicchia un pochino prima. Probabilmente quando fai i caricamenti. Perché l'SSD di Play 5 Coloro non c'è. essere tutti coreani, effettivamente. Ha fatto solo appunto questo gioco? Non lo so. No, ma proponiglielo su NG Plus, Andre. Lo proponi, secondo me te lo fa. Charmander. Cosa non si fa? Charmander. Cosa non farebbe? Io spacco cose. Vedi, The Most Loyal Servants, ok, vedi, è come ho detto io prima, Sì. cioè Sì, i burattini sono dai. degli automi praticamente, si sono ribellati al genere umano. Ci ha fatto a un gioco È un po' anche, scusa, steampunk, Nico. diciamo. Quel team di sviluppo che mi sfugge il nome, comunque quel gioco Steel Rising, nella, praticamente la rivoluzione francese, ma con gli automa che si ribellavano. È uscito l'anno scorso, 2 anni fa. Nei commenti lo farò. Un potere burattino della sfilata blocca l'ingresso ed è l'unico modo per entrare, quindi fai attenzione. Ma c'è qualcuno che ti parla? È una specie di radio. Ah, ok. Mi sono perso un attimo perché ho sbloccato una shortcut. Cioè io arrivavo da qua, è importante sta cosa, altrimenti uno non può proseguire. Vabbè, importante. Arrivavo da qui sotto? No, sì. Beh, la shortcut è bella potente, perché io potrei anche andare a salvare, forse, ma no. Ah, è bel trappolone questo qua. Ci stavo anche ricascando. Questo cos'è? È un Hello there. mercante. Welcome to Crot, visitor. You didn't hear? Figures. You ought to buy something while you're at the festival. Wanna buy something? Out here alone? Allora, vediamo, la lascia burattino, impugnatura, smontaggio, 300. Oppure, abrasivo dell'assalto elettrico. Il grillo come Kingdom Hearts, ma Cellula grande, da Andre. lancio. Lama dello stocco invernale, lama dello spadone del destino. Ah, queste sono le tre armi iniziali, secondo me. Consumabili. Catalizzatore. Cellula da lancio. Chissà, Brasile. Ah, ok, qui tutti assieme lì per categorie. Boh. Vendi? Posso anche vendere. Vediamo una cosa sui consumabili. Ah, vedi che ti dice quanto ergo ti danno queste? Più 100, più 300. Ah, Perché? già questo vedi anche. Perché Passo sono avanti.
passo avanti rispetto ai... Cioè, qui si vede veramente che sono passati 10 anni e... Si sente Ah, una perché tu radio. pensi che in Elden Ring ti dicano quanto ti danno No, le... perché non era ancora uscito l'Eyes of P. Ah, giusto, giusto. Però Dal ho prossimo, visto allora. una figata oggi del client nuovo di Steam. C'era un articolo che ne parlava. Praticamente, guarda, questo qua mi darà 50.000 punti esperienza. Assordito, attacco fatale, bello, ok, ancora colpi. Troppo facile così. Ha tantissima vita, eh. Ha senso ucciderlo? Ah, di solito sì, quando ci sono questi nemici un po' strani. No, non Se è muore del possibile tutto. uccidere, uccidere. Ah, perché è un manichino, ok, si ricarica subito. Vabbè, Ci comunque, sta. Puoi praticamente allenarti. Puoi nell'overlay di allenarti a Steam fare potrai le cose. creare delle note che rimangono a schermo dove vuoi. Quindi tu ti puoi annotare in un angolino delle cose. Annoto. Vuol dire che puoi fare annoto. Annoto, esatto, annoto. Ho una variante nuova anche di annoto che però non ho ancora avuto l'occasione di usare, ma prossimamente nella nostra chat. Chat privata, non è che... Attenzione, qua un bel pugnazzo È e un un re di boss. boss. Sì. Festival, non so se hai notato che usciva Fatal. Sì, sono stato poco Ah. furbo perché potevo andare a livellare. Il bossettone. Fatemi uscire, non si può. Maestro della sfilata. Il maestro. Maestro. Aia. È figo, mi piace, è bello il design. Beh, sembra un po' però, scusami, il... come si chiama? Il nemico di... Dottor Eggman, un po' la Sì, faccia, un no? po' sì, è vero. Di Sonic. Aia. Sorry. Allora, bisognerebbe... Bello, assordirlo. Ah, però c'è la spada quasi rotta, cavolo. Allora, aspetta. Sì, questa cosa del ripara la spada oltre che alla vita è proprio un'infamata. Un po' sì, eh. Anche perché, cioè, non sembra avere... Nel senso, ha senso, diciamo, a livello realismo, di realismo, ma forse se No! non ce lo metteva nella mente. Ah, è rimasto in mezzo così. Qui c'è Sì. un bug. Un bug di sotto. Muoio, eh. Beh, oh. Sì, poi quando fa gli attacchi potenti si diventa rosso, quindi immagino che quelli siano quelli non parabili. Azzardo. Però, cavolo, il parry bisogna capire, perché secondo me è figo. No, ma Visto non il contro gameplay, almeno. questo. No, Non vabbè, fa. ma guarda che in realtà semplificano molto, perché Attenzione, cos'è successo? Aia. una volta che uno impara, poi semplificano molto il gioco, eh. Aia, vabbè, ma comunque come al solito lui ha 40.000 di stamina. Però gestibile, dai. Mi c'è una parking in automata, dai, ci sta, dai, un pochettino. Poi in automata sono tutti...
Robottoni. Siamo ordinati a banana, si creano una chiamata all'entrata dell'area del boss. Benissimo. Vedi questa combo, praticamente gli fai la super mossa. Poi questo, eh. E poi un colpo normale e basta per ucciderlo. Questo addirittura è di spalle, però no. Ah, hai visto che ti dà l'indicatore quando lo stai colpendo? Quando sei girato correttamente rispetto a lui? Ah, no, ci ho fatto caso. Mi sta piacendo molto, ti devo dire. Mi sta convincendo. Allora, all'entrata dell'area del boss. Ah, vedi, però te le fa recuperare prima di entrare nel boss. Bravi! Ah sì, anche questa è un'altra cosa. Andiamo a Come ha livell... detto Matt. Andiamo a livellare. Per me, io ti dico, visto così, è un ba... cioè, è un compra da parte mia. Ti stupirà? Vai, dai. Cioè che ti ha messo voglia di giocare, buono anche Sì, se. perché è bello fluido, è un piacere giocarlo, è quello che... Poi è veloce il personaggio, vabbè, e tra l'altro non è neanche quello più veloce. Beh, lì bisogna sì vedere come funziona, però appunto poi con l'aggiunta sentivo anche parlare di tipo che prendi dei poteri poi più avanti, comunque, beh, giustamente poi il Sai quando dicevamo, ma personaggio. arriveranno quattro stronti che li sanno fare meglio tecnicamente di loro? Forse sono arrivati. Calma, calma. No, però tra questo e Mortal Shell, scusami, non Mortal Shell, Lords of the Fallen comunque sono due ottimissimi, cioè che Non ho... promettono bene. Sai cosa non ho visto? Non ho visto l'arma con cosa si... Vediamo. Forza motrice, C tecnica, C forza motrice, sviluppo. Sono due ottimi giochi che stanno arrivando, che appunto sono così a impatto, comunque almeno a livello di quelli lì, dai, poi appunto bisogna vedere pan dalla mano. Dunque, mi chiede adesso per aumentare di livello 862. Forse con gli oggetti che ho, questo più 100, questo più 300 e fanno 900. Uno di questi. Uno. Vado a 928, quindi posso farmi ancora un livello. Cosa aumentiamo? Il vigore? Adesso ne vuole 902. Quindi noi con questi potremmo fare 600, 7, 8, no, sì, ci sta. Quindi due di questi. E 3 di questi. Allora, di Lords of the Fallen, Andre, si è visto un... non si è visto, diciamo, un gameplay? Beh, un po' sì, qualcosina sì, però l'hanno mostrato nel Guerri... Oh, sai che hanno fatto... Nel Future, forse, Future Game Show. Se cerchi Future Game Show, Lords of the Fallen dovrebbe uscire qualcosa e sembra molto, molto figo. Lì più che altro è figo perché ci sono due mondi interconnessi contemporaneamente, praticamente tu hai con una lanterna praticamente evochi l'altro mondo e anche per cambi proprio la conformazione del livello, puoi anche entrare nell'altro mondo, insomma, con cioè c'è un modo proprio per entrarci direttamente, quindi modificare tutta l'area circostante
nell'altro mondo, che adesso io non mi ricordo come lo chiamano, e quindi appunto per raggiungere luoghi diversi, per fare tipo che ne so, a un certo punto fa vedere che muove la torcia a fare una sorta di ponte fatto in ossa gigantesche, quindi tu ci puoi, prima non potevi andare oltre, invece con quel modo lì puoi andare oltre, oppure delle piattaforme, fa vedere che attira, sposta le piattaforme. Interessante, anche quello tecnicamente molto figo, cioè, si vede che è fatto molto bene, perché mi sembra che è Unreal Engine 5 addirittura, quindi comunque cominciano ad arrivare i primi. Certo, Aia, quella perché non so brutta se... mossa quella. Allora, quando si butta in terra. Questo? Sì, comunque Unreal Engine 5, comunque... No, Lords of the Fallen, il nuovo, che ha cambiato team di sviluppo, Aia, ma che eccetera. botta! Non hai tante cure, quello. Dai ancora. Sbagliato. Aia. Invece questo è Unreal Engine 4, Lies of P, Ma è quello bello adesso. comunque. Sì, vabbè, ma poi lì 4, 5, cioè se sai Aia. sviluppare e fare assets buoni. Il problema è quando escono quei giochi lì che dicono, ah, usiamo Unreal Engine, sta al cazzo, e poi però usano gli assets Fa? quelli base. Cosa fa? Cosa fa? Ha una mazza adesso. È cambiato? Mi Ah, curo. eh sì, si è arrivato alla Si è staccato la testa. fase. Sì. L'ha attaccata lì, bellissima. Sì, Si è arrivato alla cioè. fase 2, Però fa 4. l'attacco rotante, è un po' difficile da evitare. Non posso più curarmi. Adesso posso fare 5 fasi. Allora, mi metto un po' in difficoltà perché non. Cioè, fa sto attacco rotante, come lo evito? Forse Comunque. bisognerebbe capire un po' la parata, come sfruttarla, eh? Non puoi pararli quegli attacchi lì, invece che evitarli, Proviamo. perché lì se c'è sta meccanica del recupero devi sfruttarla, insomma, Oggetti sennò lanciabili. fai una fatica inutile, che appunto non è il modo giusto, diciamo, più corretto, ecco, di affrontarlo. Che lì probabilmente puoi pararlo, quindi pari, perdi un po' di vita, però poi puoi recuperarla quella vita che hai perso, capito? Termite, Perché tanto non è che te lo fa di fila, ecco. Allora, questo è quello che provoca la morte immediata del personaggio. Perché dovrei usare questa cosa? Cioè, adesso sto vedendo, perché sono sulla pagina Steam, sto vedendo sotto che c'è una GIF. Mizzica fa delle super parate con la spada allucinanti. Quindi bisogna capire bene come farle. Allora, non capisco come mettere questi oggetti da lancio nella cintura. Cioè, come personalizzo la cintura? La borsa? Cintura. Ah, così, ok. Cintura superiore e inferiore. La cintura inferiore. Ci mettiamo questo. Il borsello, ok. Vedi che. Allora, aspetta un attimo, facciamo così. Con questo va bene, lasciamoci questa cura. Qua ci mettiamo questi da lancio. Gli slot qua non la lanterna. Abilità di burattini. Carica rapidamente l'energia della favola. Ok. Questo ripete la durevolezza dell'arma. Va bene. Sbaglierò sicuramente a usarli. Gli
Gli ergo e ruota spanciale attira l'attenzione di un nemico. Proviamole un po' tutte. Cintura inferiore ci rimettiamo questo anche. E cintura superiore. Basta. Quindi è tutto cambiato adesso. Allora, dalla regia mi dicono, allora L1, ok, L1 fai la parata, giusto? L1. Sì. No, dico, fammi vedere. Ok, ecco, se la fai col tempismo giusto è parata perfetta, quindi non perdi HP, capito? Quindi devi fare, prova un po' con qualche nemico adesso qua. Io ti dico se perdi vita o meno, cioè comunque te ne dovresti rendere conto che fai la parata perfetta, che vabbè, quella c'è in tanti giochi dove c'è presente comunque. Non so quanto sia. No, è la sua animazione che è un po' stupida. Perché? Sì, questa visto nemico un po' sì, però appunto se poi. Cioè, mi colpisce ancora prima di che parta l'animazione, non so se hai visto il senso della cosa. No, Beh, provaci magari non ho senza capito bene la nemico. cintura e il borsello. Scusami, io ho messo questi. Ma questo come faccio a cambiarlo? Ma soprattutto questo qua, il borsello. Cioè, vedi che alterno questi due, alterno questi. E il borsello, come fai a usarlo? Ah, con la X. Ah, vedi? Tengo schiacciato X e fa una cosa. Spegni la luce, l'accende. Ok. Va bene così. Questa era la parata perfetta. Una mano alla cintura. Ok, Ha fatto un'animazione strana, non l'avevo visto. Non ho visto. Invece, ecco, quelli rossi, come era facile intuire, o quelli non puoi parlarli, devi solo schivarli. Quando diventano rossi i nemici, che vuol dire che sono imparabili. sì, a livello Però visivo sì, di. lì Dico, se qua bisogna parare, secondo me, dei a livello boss, visivo se riesci a diciamo che schivare proprio. ti indica molto. Ti indica molto quello che devi fare. Vabbè, boh, proviamo. Più che altro che ho solo tre cure, sono un po' poche, però. Sì, ma anche se perdi poi, se perdi un po' Cioè, di però vedi, vita, va in ma. carica, quando tu gli vai dietro lui si è già girato e ti sta già colpendo. Cioè, questa è proprio la. Pari pari dai soul. Vedi? Cioè, anche qui gli sono andato dietro e lui era già girato. Po' di piede per. Ecco, questo appunto è da schivare. È rosso. Ma vedi la carica e poi ti fa comunque il pugno. E poi il primo boss. Eh sì. Comunque allontanarsi non serve molto perché tanto lui poi ti carica, quindi.
E poi ci metto un attimo a recuperare quella mossa. Ok. Qui dagli più colpi possibile perché lui. Sì, si può parare. Vedi, c'è molta meno fatica e poi l'attacchi. Allora, vediamo se l'attacchi se recuperi subito. Ah, recuperi subito, sì, allora bazzica. Recuperi appena attacchi, recuperi, non è niente di difficile. Pensavo dovessi fare questa cosa. Perché come al solito uno vuole giocare in hard mode. No, questo no. Infatti Cioè, mi stava nel tutorial era molto da. più. Peccato. Nel tutorial era molto più confusionario, sembrava che dovessi fare altro. Cosa, scusa? Invece sì, è come. No, dico il tutorial di quel recupero guardia. Cioè, era scritto in modo strano, non si capiva bene. Invece semplicemente niente. Cioè, pari, perdi vita, quella vita lì la puoi recuperare subito se attacchi dopo, rapidamente. Però vedi già il fatto che ti lascia le anime fuori dall'area del boss non è male. Sì, questo è decisamente comodo. Non è un vero Souls allora. Però sono 346, sono sempre quelle, cioè non. Però te lo puoi fare. Vabbè, questo magari è il primo, te lo mettono qua apposta. Che comunque per essere il primo secondo me è già piuttosto difficile. Beh, bello fastidioso, dai. Vediamo. È Sì. grosso, fa tante cose, si trasforma, cioè. Via. Ecco. Cioè, ti pareva che io non avevo il muretto dietro? Anche qua. Ma dai, ma che sfiga, cioè. Ragazzi, ho aperto forte dopo svariati anni, ma cosa cazzo è diventato? Immagino. Io ho seguito un po', diciamo, mio fratello a giocarci negli anni, adesso un po' che non gioca, A perché cosa? comunque. Fortnite. Ah. Però sì, cioè, veramente cioè, l'hanno proprio stravolto il gioco, dai. Anche la creativa di 2.0 Ma sembra vaffan veramente bagno, ma. sbagliata. Ah, sei proprio un infamone Molto però, veloce. Mi curo. Andato. Grande. Yeah. Dai, ci sta. Fuori uno. Vedi che comunque gli ho fatto la super mossa. Sì, devi usare le cose. Andrea dice, chissà, magari il suo posto torni un po' più avanti nel gioco finale. Ma non Ma no, ma sai saprei, sai. che. Boh. Cioè, alla fine se tu usi le cose. Vedi Non che saprei l'ho. perché il gioco sembra ormai, cioè la demo Io così ho di sto solito vizio ormai che fa un po' non impressa. paro perché voglio fare il figo, voglio.
Però vedi che se paravi, comunque, a parte quelli imbloccabili dove non devi avere il muretto dietro, devi schivarli. Tutto sommato, non vedo un punto dove salvare, però. Ah, parla. Ok, io stavo attaccando io. Non puoi entrare, energia esaurita. Il trappolone qua dei Souls. Respunge i burattini come me. Respunge, respinge. Devo spacciarmi per un umano. Burattino non può mentire. Va bene, ok. Quindi hai capito? Siccome i burattini non possono mentire, avendo io scelto di dirgli sono un umano, lui dice non sei un burattino, perché un burattino non mentirebbe mai. Che sta. Ma si vede che noi siamo un burattino speciale. Pietro lunare, no, Pietro lunare, bla 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 bla, potenziamento delle armi. Va bene, dai. Entriamo. Chissà se finisce qua. Sì, mi sa di sì, finisce qua la demo. Finirà qua? Boh. E invece, forse, sai cosa? Quella è proprio Hai visto il la caricia, caricamento? non Hai c'è visto il altro. caricamento che è il naso che. È il naso Ah, il che. naso, è vero. All'inizio non è uscito il titolo del gioco, cioè hai superato il prologo. Vero. Ah, ecco la fatta E infatti adesso turchina coreana. poco fatta, ma tanto turchina. I'm so happy to see you. Ma nessuno ha detto che la fatta turchina doveva essere una gobba, cioè. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the Ah, quindi city questa to try to famosa find you. Sofia. You must have questions. Geppetto avrà le Today we'll have risposte. answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is de. Please find Geppetto and Elise. Wait. Take Geppetto. this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. Be Ah, è careful. doppiato, giusto? Si parla in inglese. Ok, doppiato in inglese, quindi. È solo in inglese il doppiaggio? Beh, il gioco O sia anche in, in in italiano, coreano? ma lei sta parlando in. Non lo so perché io da inglese ho messo italiano. Questo? Creazione Venigni. Non Benigni, Venigni. Benigni. No, anche perché Benigni è un appassionato di Dante, quindi. Ma ha fatto Pinocchio comunque, vorrei ricordarti. Ah, è vero, hai ragione. Hai ragione, il film, sì, con Ceccherini che faceva il gatto e la volpe, no? Mi sbaglio. Non mi ricordo. Cioè, a me di Pinocchio è sempre quello chiacchiera Comencini, no? Quello degli anni 60 o 70, non mi ricordo. Qui ci sono dei gatti, quindi è. Va bene, molto coreano, come dici tu. E questo è un po' l'hub.
sì. Vabbè, per me, guarda, mi spiace per Salvatore che ha detto non voglio proprio venire stasera. Non è vero. Qui c'è la vecchiarda. We don't insist on reservations. I knew from the moment we met that you were Geppetto's Undici personal su friend. 10, no, beh, diciamo 8 I su thought, 10, dai, per oh, ora. it Però is fine, but... abbastanza da dire potrei comprarlo. No, ma ci sta, ci sta. Ben fatto, bello. Guida i luoghi di Crati di Venigni 1. Usa lo Stargazer. Che è esatto, teletrasportati da un'altra parte, perfetto. Piazza del coso, vedi c'è più di un atto. Ok. Vabbè, tutto quello che ti aspetteresti, insomma. Polendina. Welcome to Hotel Kram. My name is Polendina, butler to ladies. Let me know how at Hotel Kram. Acquista, vendi, parla, ok. Caricatore di legione. Braccio a legione. Ma, mi sa che hanno un'idea di legione un po' strana, però vabbè. E graficamente ci sta comunque, molto stiloso. Chiusa a chiave. Sì, sono curioso anche di vedere su PS4 come magari sarà. Beh, alla fine in risoluzione minore, 30 ci sta. Sono riusciti a scalarlo bene, insomma. Ma perché ti interessa? Ah, No, così curiosità. per dire come l'hanno. Sì, no, perché non, cioè, non sapevo uscisse anche per PS4, solo che prima quando ho cercato la risoluzione mi sono uscite informazioni anche su PS4 e PS4 Pro, quindi ho detto, ma strano, non sapevo, pensavo fosse solo PS5, Xbox, Series. Comunque Infatti sì, chissà Xbox One se c'è. le carrozze fanno. Comunque ci sono alcuni giochi che stanno saltando, cioè escono per PS4 ma non per Xbox One. Esatto, infatti sì, perché probabilmente ormai su Xbox non vale più la pena, Xbox Ma One perché la già. base installata Eh sì, ma anche proprio c'è, cioè, la gente, nel senso, c'ha Xbox, sì, principalmente le nuove, cioè gioca lì. Ormai vendono pochi giochi. Però dai, ti dico che ne è valsa la pena provarlo stasera. Ah, comunque, aspetta, aspetta. Ma esce sul pass, quindi non hai neanche bisogno di comprarlo. Sul pass della Play o di Xbox? No, Xbox. Beh, allora, ma di cosa stiamo Esce sul Game parlando? Pass, 19 settembre. Me lo gioco anche col pad, giusto? Beh, ma la demo comunque c'era su Xbox, e non so perché l'hai scaricato su PS5. Perché, beh, sai Ah, che per streamarlo. vabbè, però per... Eh no, anche per parlare, sì, anche tra di noi era meglio PS5. Sì, poi se mi decido ad Ottimo. attaccare la scheda di cattura, forse possiamo fare quello che ci pare, nel senso. Sì. Hey, let's be more careful. Altro che Wulong. The Black Beh, anche Rain, Wulong era uscito Druid. Day One, I eh. hate these guys. La confraternita Bello, dei tutti di conigli Sovereign neri. Storm. My name is Gemini. We'll talk later, Maledetti when we're conigli. safe. Sì, scaticchia qui e là, ma non è un Ah sì, comunque problema. anche Xbox One è questo, cioè nel senso tu ti compri l'unica versione, sai che loro hanno unificato, quindi Xbox One e Xbox Series. Sì, anche perché ripeto. Cioè la Series è ancora un Xbox One a tutti gli effetti, ma non per dire che è una chiavica.
Ma per dire che ma anche il sistema operativo è proprio lo stesso, identico. I pad sono gli Sì. stessi, vanno anche i pad nuovi della Series che sono leggermente meglio, diciamo, ma non è che sia. Vanno sulla One, cioè era. È come dire il PC, cioè è la versione più. Vediamo se l'indicatore, vedi che appare l'indicatore. Vero. Vediamo questo. Aia. C'è un istante in cui tu puoi. Hai visto? Buono. Qui scatta un po' di più il gioco, però. Ma non lo so, non so se mi sono allenato io, mi sembra comunque un po' più accessibile. A parte il boss che era un po' tosto, però se pari. Cioè, mi sembra un po' più Ma guarda, è accessibile. tutta roba di meccaniche quello, quindi ci sta. Una Provatelo volta che non comunque si questo abitua. gioco. Cioè, non. Tanto mi sembra che siano. È pochi giga da scaricare. No, vabbè, ma io, cioè, le demo non è che se poi il gioco mi interessa preferisco giocarlo direttamente, anche perché se poi, cioè, mi prende, mi scoccia che non posso più andare avanti. Quindi, tanto esce sul pass, c'è cioè anche su PC, quindi non è Sì, che ma anch'io adesso 10 euro. ti dico fra poco stacco. Qua, guarda, qua scatta molto. Sì, va, ci sta, è comunque una demo, quindi poi andrà meglio. Qui non sblocca. Comunque sì, va bene, dai, positivo, mi ha fatto bene a provarlo. Interessante. Dichiarazione, è meglio di Bloodborne. Rob domani su tutti i siti. Ah, Rob Norman ha detto che... posso dirlo già anche subito, Dillo, se hai coraggio, dillo. gira meglio di Blanco. Gira meglio, dai, gira meglio la cosa. Su questo. Quindi è più piacevole da giocare, indubbiamente. Poi se il gioco è brutto, può andare anche a 200 frame, non è che è brutto. Però questo non dà l'idea di essere un gioco brutto. Cioè, sembra fatto da gente che ha capito bene i Soul. Oh no, senza dubbio, cioè figo, figo. Anche io appunto vedendolo Poi è chiaro, comunque trovo anche sensato. l'ispirazione è fortissima, quindi non è che, cioè, a parte l'ambientazione e le meccaniche nuove, non è che ti aspetti un'originalità pazzesca. Appena nomini Bloodborne muore. Ma no, ma è figo, figo. È la maledizione. Beh, tu cosa avevi sentito come parere in giro? L'avevano un po' criticato, cos'è che dicevano? No, no, a me, no, no, Matt che ha provato la demo si è preso talmente bene che poi ha detto no, me lo compro poi appena esce. Quindi... Perché non avete il pass? Ah beh, lui no, io sì. Cioè, nel senso, io lo faccio quando mi serve, ecco, non è che sono sempre Ma abbonato. su PC? E Sì, su PC. lo mettono anche su PC nel pass? Ah, non ho controllato, ma Non è vediamo. automatico, eh. Sì, è vero, non è automatico, però ultimamente mi sembra che... Sì. Dai, Sofia, arriva anche, poi Ah, lo... hai Scusami, visto? lo Non so se hai stacco un po', notato. sì, Non so così. se hai notato che quando ce l'avevo targhettato, al posto di rotolare, fatto lo scattino. Attenzione, ta na 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 ta na na na. Struttura Lada F150. Ma la Lada non è mica una macchina russa. C'è una scala. Sì, comunque sì, c'è ambientazione Super Bloodborne, Super Souls. Trovo subito.
Guardo subito sull'app se dice che prossime uscite. Si Non entra trovo. qua. Allora, ti dirò che però fino adesso è molto lineare quello, se vuoi, che ha. Beh, è anche l'inizio, cioè bisogna vedere un po', no? Se poi dopo magari si Sì. apre un po' di più, bisogna L'ambientazione è capire. meno horror, perché chiaramente è così più favolistico. Vabbè. Ah, no, ma quello, cioè, nel senso, ci sta pure bene, anche perché c'è un, diciamo, clone, se avessero anche fatto come stile proprio artistico e robe di Bloodborne, cioè, no, qua vabbè, le ispirazioni sono forti, però comunque lo stile poi è diverso, comunque se, già che sono Aia, aia, macchine, aia, aia, già questo che è un c'è, insomma, bastardissimo. Geppetto, eccetera, cioè, Ogni tanto becchi il lo stile è nemico. diverso. A me all'inizio, quando discutevo, mi dava fastidio che loro comunque avessero detto, no, non ci siamo ispirati, vabbè, ma quello, cioè, non è che Non è che ti mettono in ti mettiamo in croce. croce se lo dici, esatto, cioè, è talmente palese che dice, cavolo, cioè, siamo appassionati come tanti che poi fanno giochi, no, che comunque influenzati da quelli, siamo tanti appassionati dei Souls, abbiamo provato a fare il nostro, ci cioè, stiamo provando da 10 anni a farli, cioè, tutti i team, quindi non penso sia un problema, cioè. Però, Va bene, dai, vabbè. io staccherei qua. Comunque, impressione super positiva. Saluto. Ottimo. Salutiamo quelli che ci stanno seguendo, anche Marco Phoenix. T'ho visto. Ciao Marco. Ciao. Vieni a sbirciare. Anche lui, grande fan dei. Sì, sono andato a sbirciare. Grande fan dei Soul. E niente. Anche qua in Italia stiamo facendo il Soul, dice È Braga. vero. È vero, sì, cavolo, quello è abitato in Sardegna. Mi dimentico del nome, però. Allora, non so se Sembra farò molto figo. qualcosa da qua a domenica, comunque settimana prossima ho già detto che non ci sono, quindi. E poi vedremo tra 2 settimane in poi con cosa andiamo avanti con lo stream. Vi avevo iniziato Monster Boy, che comunque è molto bello. Ah, vero, vero, Marshall Quello Boy. è sicuramente da portare avanti. Va bene, ciao a tutti. Ciao ciao! Ciao.